Ciao, sono Giuseppe e ti do il benvenuto nel confessionale di bastamuffa.com. Allora, l'argomento di oggi è piuttosto spinoso perché parla di interventi di muffa in inverno, praticamente un argomento tabù per la maggior parte dei nostri lettori e visualizzatori del canale YouTube. Perché? Perché ovviamente è vero che in inverno la muffa esplode alla sua massima potenza, però è anche vero che il primo pensiero che ci viene in mente è quello di aspettare la primavera e intervenire dopo con calma, tanto cosa vuoi che succeda? Ecco, tanto per scaldarci un attimo, vorrei da mostrarti una cosa che viene dal mio frigorifero, però secondo me riguarda il nostro argomento. Allora, guarda, te lo avvicino in camera, sicuramente non c'è bisogno di darti delle spiegazioni. Allora, questo qui purtroppo è un affettato di formaggio che praticamente è stato dimenticato nell'angolo del mio frigorifero e ha fatto questa fine nel giro di una settimana, quindi penso un po' alla chiappa muffa numero 1, gli si è formata la muffa in casa, cose che possono succedere. Però ecco, quello su cui vorrei farti riflettere è che la stessa muffa che si trova qua e che ti fa schifo e questa cosa verrà buttata immediatamente è la stessa che ti si forma anche sui muri. Però sembra che quando parliamo di muffa sui muri siamo molto tranquilli, la cosa non ci preoccupa più di tanto e si può anche intervenire dopo, tanto cosa vuoi che succeda? Sì, ho letto che la muffa fa male anche ai bambini e respirarla non fa bene, ma la mia tanto è un puntino da nulla. Ecco, questo è quello che succede, il dialogo mentale che capita nella maggior parte delle persone, ma stai tranquillo, è una cosa normalissima. Allora, oggi vorrei spiegarti i vantaggi e gli svantaggi di fare un intervento contro la muffa in pieno inverno, cosa che può veramente spaventare chiunque perché fa freddo, la pittura non asciuga e probabilmente mi potresti trovare mille motivi per cui non farlo. Ecco, io adesso ti darò qualche motivo per farlo. Allora, i motivi per farlo con i nostri prodotti ovviamente, perché se stai per utilizzare la candeggina ti passerà la voglia immediatamente di farlo, perché ovviamente respirerai per parecchi giorni i vapori tossici del cloro, ma questa cosa la sai già. Allora, quando hai a che fare con dei prodotti come i nostri, che sono certificati classe A+, e quindi hanno zero sostanze tossiche, sono inodori, già si risolvono un bel po' di problemi, nel senso che non ti dovrai preoccupare di arieggiare per giorni, quindi congelare la casa, ma il tutto sarà un intervento che nel giro di un weekend te la cavi, e questo è il primo punto a nostro favore. Seconda cosa, da non meno trascurabile, è che se tu risolvi il problema di muffa oggi, non devi conviverci con la muffa tutto inverno e quindi magari soffrire di raffreddori, asma, problemi respiratori, perché stai sicuro che in tutti i fastidi invernali, se hai della muffa in casa, una piccola parte di merito ce l'ha anche la muffa per i tuoi problemi di salute. Quindi intervenire subito vuol dire uccidere immediatamente il fungo della muffa, non pulirlo appunto con i soliti spray con la candeggina, e finalmente respirare aria pulita in casa. Però da qui sorge un altro scenario. Ok, igienizzare, che può essere una cosa che anche è accettabile, visto che ha anche un costo molto basso e un tempo di lavorazione veloce, ma bisogna anche pitturare in inverno, veramente, dobbiamo spostare gli armadi, coprire i mobili, è una cosa che veramente ci crea dell'ansia solo a pensarci, soprattutto per gli uomini che devono pitturare. Beh, che dire, se è solo una questione di pigrizia, purtroppo su questo non ho nessuna buona notizia da darti, perché è una cosa che dipende solo da te, dipenderà da tua moglie se ti tormenterà abbastanza, però guardala così. Se decidi di risolvere adesso il problema, avrai magari un weekend, 3-4 giorni al massimo di disagio, per il fatto di non di dover, come dire, metterti in discussione, smontare mobili, coprire, le solite cose. Se invece lo farai a marzo-aprile, probabilmente non lo farai a marzo-aprile, perché a marzo-aprile penserai che magari ormai l'estate è alle porte, lo facciamo con calma ad agosto. Ad agosto fa troppo caldo, quindi ne riparliamo magari a settembre dopo le vacanze. A settembre inizia a fare freschino, vediamo, per ora non è un problema. Ora, tutto questo bel giro è un ragionamento che viene applicato costantemente tutti i giorni. Però il problema è che mentre questa muffa peggiora e chi ci contatta molto candidamente ci dice l'ho lasciata perdere da qualche mese, però è tornata ancora, però va, forse interveniamo. Insomma, c'è veramente un atteggiamento molto trascurato a riguardo. Quello che ho notato invece in questi ultimi periodi è che quando si parla invece di olio di palma e di prodotti che lo contengono, siamo tutti ultra sensibili e ricettivi nel evitarlo. Io sono stato il primo e fondamentalmente su quell'argomento, visto che i telegiornali ne parlano costantemente, siamo molto più sensibili. Della muffa non ne parla nessuno, quindi evidentemente è un qualcosa che non fa del male
a nessuno, ma nemmeno ai nostri bambini. Comunque, concludendo il nostro video, se tu deciderai di fare il lavoro in primavera, qualunque cosa farai, ne trarrai benefici la primavera prossima. Avrai il vantaggio che te ne starai bello al calduccio nella tua casa, senza smontare, senza aprire le finestre, e magari avrai guadagnato qualche ora di tempo. Però la muffa è ancora lì, come lo è nel mio formaggio che adesso andrò ovviamente a buttare dopo questo video. Se invece deciderai di fare qualcosa, perché puoi anche decidere di iniziare, perché il cambiamento richiede, come dire, un passo avanti e una buona forza di volontà, posso dirti solo questo. Innanzitutto scegli bene i prodotti da utilizzare e scarta a priori prodotti a spray che contengono delle sostanze tossiche. Basta leggere il retro dell'etichetta, se c'è scritto irritante e pericoloso per i mari e gli animali, sicuramente a te non fa tanto bene. I prodotti che fanno parte del nostro trattamento sono tutti certificati classe A+, che vuol dire che non contengono formaldeide e sono VOC 0, quindi vuol dire che non contengono sostanze volatili che ti respirerai successivamente. Quindi tecnicamente non ci sono scuse per non fare il lavoro, ovviamente di scuse ne possiamo trovare invece miliardi, però se proprio vuoi risolvere il problema o credi che la muffa sia un qualcosa da eliminare, tecnicamente non hai scuse. Rimane poi la fase successiva, che sarebbe quella di applicare un fondo termico e pitturare la stanza. Questo intervento mi rendo conto che è un pochino più impegnativo. Però guardiamola così. Se hai un problema di muffa lieve, te la puoi cavare con il disinfettante e magari ne riparliamo in primavera. Ma se mi mandi delle foto tramite la valutazione di muri completamente neri, cosa ti aspetti che può accadere se non fai nulla? Anche il solo igienizzante purtroppo non ha la forza di eliminare la muffa e tenerla a bada per tutto l'inverno. Potrebbe andarti bene come potrebbe non andarti bene. Allora l'invito che ti do alla fine di questo video ovviamente è agire. Ovviamente poi deciderai tu quanto fare, oppure se lasciare il mondo com'è e ignorare questo video e mettere magari un dislike, perché questo qua parla di pitturare in inverno quando c'è di meglio da fare. Io credo di averti dato tutte le informazioni possibili e i pro di fare il lavoro. Ovviamente i contro sono impegnarsi, mettersi la salopette per imbiancare e investire qualche ora che magari potresti passare guardando la partita o la televisione. Certamente se mi stai seguendo sai benissimo che la muffa è un problema piuttosto serio e non è da trascurare. Mi spiace doverti annoiare, ma questa cosa la ripeterò fino allo sfinimento in tutti i miei video, perché evidentemente non sempre è chiara. Comunque, se hai bisogno di una mano per capire come affrontare il tuo problema, sai che hai uno strumento molto potente e gratuito, cioè visitare il nostro sito www.valutazionemuffa.it, leggerti la spiegazione che faccio del perché è necessario richiedere una valutazione, compilare un questionario di 10 domande e mandarci le foto del tuo problema tramite WhatsApp. Non appena ricevuto questi materiali, tempo 24 ore, un tecnico ti contatterà e ti aiuterà a preparare un piano di azione contro la muffa. Il che non vuol dire che dovrai fare dei lavori faraonici e spendere un sacco di soldi. Semplicemente faremo quello che è necessario adesso per tamponare il tuo problema e possibilmente risolverlo. Direi che per oggi è tutto. Ciao da Giuseppe e alla prossima puntata.